Benvenuti a Cortona. È messer Luca Signorelli a dare il benvenuto a Cortona alla colazione al MAEC, una colazione in cui ci si risveglia nel Cinquecento. Ci siamo svegliati questa mattina nella magica atmosfera del Risorgimento italiano, in questi saloni di Palazzo Casali elegantemente imbanditi. Messer Luca Signorelli ci sta guidando per questa straordinaria colazione al museo. Come sono state scelte le ricette? Perché i commensali devono immergersi nel Cinquecento anche con il palato. Assolutamente sì, gli chef si sono impegnati nel riproporre piatti rinascimentali, molti legumi, molta frutta, molte zuppe e tantissimi formaggi e salumi. È una ricetta fatta con il riso latte alle mandorle che si faceva in tempi di digiuno, quindi stamattina è adatta visto che le grandi abbuffate di ieri sera. Quindi un riso latte alle mandorle con un po' di spezie. Quindi una tavola imbandita riccamente, quindi una tavola di signori, e ci hanno vestito anche da signori, guardate che bellezza, tutti i cuochi sono vestiti da signori della corte. La colazione per dare modo anche ai visitatori che altrimenti non avrebbero possibilità di visitare il nostro museo di raggiungerlo appunto anche la mattina del primo dell'anno e proprio di dare un'occhiata ai tanti capolavori e tanti tesori che sono all'interno di questo posto. Avete messo insieme la visita al museo con la colazione? Cortona la conosciamo, il museo no, quindi era un'occasione. Bella per far conoscere comunque la cultura e anche direi i prodotti del territorio che sono importanti. Tanta gente, la colazione al museo oramai è un evento fisso dove puntano da sempre tutte le amministrazioni comunali. Siamo molto soddisfatti anche per la serata in piazza di fine anno e auguriamo a tutti un buon 2024 da Cortona e che sia davvero un 2024 ricco di pace e amore.